Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua su un nuovo Death Troll. Siamo qua sul deck di Aerodactyl, lo avevamo già visto in precedenza in un'analisi del mazzo e oggi siamo qua velocemente per rispiegare come funziona e andiamo a vederlo in campo. Praticamente Aerodactyl 130 di vita, fase 1, quindi niente di che in quanto a vita, fa 90 danni più 90 danni se non hai Pokémon GX o X in panchina, quindi dobbiamo avere un mazzo molto base, molto normale, senza troppi inghippi, che riesce a fare 9-9-18 più benda scelta 2-10, quindi andiamo a vedere come accompagnarlo. Attacca con 3 energie, quindi... E comunque Aerodactyl è un fase 1 che è un po' particolare perché per essere evoluto ha bisogno del fossile sconosciuto come carta base, quindi è uno strumento. Ci ho messo il dito perché così ci possiamo mettere sopra anche Aerodactyl. Mappa scava fossili per andarci a prendere un fossile oppure sia dal mazzo che dagli scarti. Tesoro misterioso per prenderci un Pokémon psico e scartare eventuali energie da poi... per poi riassegnarle con Malamar, perché ho intenzione di caricare l'Aerodactyl con Malamar. Lo trovo un po' più veloce perché comunque se ci muore un Aerodactyl da 3 energie, magari 2 psico, magari con 3 energie in, psico, con 2 Malamar se ne dà 2, poi una dalla mano e siamo già a posto, quindi è molto buono. I giraci qua sono fondamentali per andarci a prendere una carta allenatore che può essere il fossile sconosciuto, una ultra ball o qualsiasi altra cosa. Ci ho messo 2 ara del giudizio per fare male, tanto noi non abbiamo carte X o GX in questo mazzo. Bosco smeraldo per andarci a prendere le energie o comunque scartare magari una psico per prendere un'altra psico e quindi assegnarne 2 in un turno con Malamar. Benda scelta, skateboard di fuga per il Jirachi, Kukui per fare quei 20 danni in più, perché comunque facciamo 2-10 più 20 di Kukui, andiamo a 2-30 più la benda scelta, più l'ara del giudizio, possiamo fare tanto tanto male. Ci ho voluto aggiungere Mr. Mime perché, non lo so, trovo interessante la sua abilità, ovvero che il Pokémon del tuo avversario che hanno dei segnalini danno non possono essere ripresi in mano da... quindi per esempio una Cerola non funziona. Quindi non lo so, è una carta messa un po' così, non lo so, mi interessava provarla a mettere nel mazzo, quindi comunque facendo noi 180 possiamo anche non shottare l'avversario, magari potrebbe avere Acerola e ritirarlo. Invece con Mr. Mime rimane là e subirà i danni. Detto questo ragazzi, il mazzo è pressoché lo stesso, direi che possiamo andare a trovare un avversario. E vi invito a passare dal mio Instagram sotto in descrizione e dal gruppo Telegram, e se avete bisogno di codici per il gioco online c'è il sito del Professor Rock sotto in descrizione, che tramite il mio link c'è un codice sconto applicato. Quindi io direi che possiamo andare a trovare un avversario. Avversario trovato. Vediamo subito chi sarà il nostro avversario, un deck lotta normale. Io ragazzi vi ricordo che andremo a testare questo mazzo in live ogni domenica, quindi vi ricordo di passare per sapere a che ora farò la live. Seguitemi su Instagram e seguitemi su Telegram per rimanere aggiornati. Io ragazzi c'ho un raffreddore che sto morendo, c'ho la voce di un transogeno. Allora partiamo subito con Jirachi. Abbiamo Lily, abbiamo le Ultra Ball. Lui parte con un Carbink che non so che mazzo abbia. Mette anche collina scrosciante e è un Zygarde GX. Ok, usa anche la Ultra, quindi non lo so, potenzialmente si prenderà un Diancie visto che è un mazzo lotta. Vediamo. Skitty. Skitty caca non so che cosa fa, soprattutto del Catti non so che cosa fa. Però va bene così, usa Lilia. Vediamo un attimo se trova roba interessante. Zygarde fa 50 e assegna un'energia lotta a uno dei tuoi Pokémon. O a questo Pokémon, non ho letto bene. Ora, perfetto così. Con la Ultra Ball scartiamo le due energie che poi ci andremo a riassegnare con Malamar se Dio vuole. Allora, Aerodactyl ce l'abbiamo. Ci prendiamo un Inkay.
Ci prendiamo in key e speriamo. Facciamo linea e vediamo che cosa esce. Oh, buono così. Buono così, usiamo fossile sconosciuto. Poi mettiamo ala del giudizio per fare i danni intanto a Zygarde, che non riusciremo a shottare se non con ala del giudizio. In key. Desiderio stellare incredibile. Ci esce un Guzman che già ne abbiamo tre in mano, quindi eviterei di prenderlo. Ora finiamo qua il turno. Esce Croce e lui intanto inizia a fare danno, perché noi facendo 180 di base è bene iniziare a rastrellare un attimo i danni al nostro avversario. Mette subito Zygarde, quindi potenzialmente ha una doppia. Infatti con la doppia fa 50, 60, 70 grazie a Dianze. Ora sì, è un bordello raga, è un bordello, perché se ci butta giù Giraffi noi siamo un attimo bloccati. Però abbiamo Guzman con, ok, Bosco Smeraldo, perfetto. Scarta un'energia lotta perché se le va poi a riassegnare con il suo attacco. Ecco qua, 70 danni. Se ne assegna una, se ne assegna due ed è già pronto per fare il prossimo attacco. Abbiamo mappa scavafossili che usiamo per prenderci un altro fossile sconosciuto, ma a questo punto ci servirebbe veramente una botta di culo enorme. Mettiamo il fossile, usiamo la Ultra Ball, Guzman e Guzman li leviamo, tanto sappiamo che il nostro Pokémon morirà. Abbiamo Aerodactyl che andiamo a prendere in rischio versione, nel senso rischiamo un po', perché poi con Camilla spero di trovare la doppia che ci permetterà di fare danni. Andiamo a mettere Aerodactyl sopra il fossile e usiamo Camilla. Vediamo che cosa ci esce fuori. Perfetto così. Usiamo Malamar e psicocarica e andiamo a caricare volendo il fossile sconosciuto, perché così dopo diamo la doppia si dà la doppia ad Aerodactyl, destabilizziamo l'avversario. Spero non abbia cose strane come un giaggio o roba simile. La doppia la mettiamo al turno dopo, tanto non dovrebbe avere un mazzo tanto strano. Gli attacchi dei Pokémon del tipo folletto che non siano tuoi fanno, costano energia in più. Ok, ok, lui attacca con 5, attenzione. È una mossa un po' azzardata nel suo mazzo, visto che comunque è un mazzo molto carico. Testimone della speranza su di lui, per non so quale motivo. Forza tellurica e sono 150 danni. Ora, io per forza devo attaccare con una energia in più. Lui volendo ha solamente un Pokémon che ci può fare male, ovvero Zygarde. Voglio mettere il fossile. Voglio mettere il fossile con psicocarica, prendere questa energia così. La doppia su Aerodactyl, benda scelta. E ritiriamo fossile sconosciuto. Perché ho fatto questa mossa? Perché la carta stadio in questione mi evita di attaccare con tre energie. Devo per forza averne quattro. Quindi sono stato molto obbligato. Ho avuto anche il culo adesso di avere tutte le carte in mano. Mi dispiace aver buttato via il fossile, però sono stato obbligato per mancanza di cose. Quindi zanne fossili e sono 2-10. L'attacco è giustificato dal fatto che lui non ha altri Pokémon per attaccare, se non, non lo so, Carbink, non lo so. Quindi purtroppo ho dovuto fare così. Un attimo di ragionamento logico. Se metto Bosco Smeraldo può dare una mano ulteriore al mio avversario, perché comunque si va a cercare energie in un mazzo come il suo, che è molto energetico. Preferisco mettere ala del giudizio nel caso mettesse poi qualcos'altro. Ora Carbink non mi sembra molto offensivo, e il fatto che lui stia caricando Dianze mi sembra un sentore che voglio attaccare con lui. Io ragazzi ho sempre meno voce e non so cosa faccia del Catti. Camilla e Lilia, ok, usa Camilla, si va a rimettere tutto dentro.
usa pressosfera, non abbiamo resistenza, quindi abbiamo un'altra psico. Direi che usiamo mappa scava fossili, cerchiamo un fossile sconosciuto, eccolo qua, lo mettiamo in campo in modo tale che ora con fossile sconosciuto gli diamo l'energia normale, in più con Malamar gliene diamo un'anta, tanto ne abbiamo altre due. Siamo a posto. Aerodactyl ce l'abbiamo già in mano, usiamo Lilia. Esce Mr. Mime, che non serve adesso, quindi usiamo zanne fossili e sono 160 danni. Diciamo che non so lui come mi farà dei danni, visto che l'unico suo main di attacco era Zygarde. Usa ancora Carbink e niente, si ritira signori, si ritira. Io ragazzi, questo mazzo è piacevole, è divertente. Ovvio che giocato contro Pokémon GX ti rende, cioè ti fa divertire di più, perché te prendi due premi, lui ne prende uno, quindi è molto più facile usarlo contro GX. Ovvio le GX shottano, fanno più male, quindi diciamo che come for fun è molto carino. L'ho visto, se non sbaglio, usare in un torneo, vedendolo su Limitless, e se non sbaglio è arrivato nei primi 8, ma non vi so dire la lista perché poi non l'ho più ritrovata. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, ci si vede alla prossima, vi ricordo se siete nuovi di iscrivervi, di lasciare un bel mi piace. Io vi saluto e vi ringrazio, ciao a tutti.